Io ho poche cose da dire, poi lascerei a voi la parola in merito alle domande che volete pormi su quello che andiamo a fare. Da oggi ufficialmente scendiamo in campo sulla candidatura, sulla possibile candidatura la mia candidatura su Marsala. Quindi questo è quello che avevo intenzione di dire, vorrei sviluppare un pochino quella che è l'attività. Ritengo indispensabile nella vita di un uomo, nella vita di una persona, fare una scelta, e la scelta è quella o di accettare le cose per come sono, oppure tentare di cambiarle. Ecco, mi piacerebbe a 46 anni tentare di mettere un segnale importante in questa città, essere un motore del cambiamento di questa città. Ritengo che la città abbia tutte le caratteristiche perché usciamo da questo torpore, da questo declino di questa città, rimettiamo al centro la persona, i giovani, rimettiamo da parte quelle che sono state fino ad oggi i personalismi della politica, le problematiche della politica, e per una volta mettiamo al centro di nuovo la macchina amministrativa, mettiamo al centro le persone. Questo è il motivo che mi ha spinto, al di là dell'amore per la città, dei contenuti di questa città, di quello che è stata questa città, spingermi a fare questo. Cioè, se ci sono delle persone che hanno caratteristiche, professionalità, è corretto che le mettano in gioco. Questo è quello che vorrei fare io. Ritengo, non per sembrare superbo ritengo che posso avere le caratteristiche per quelle che sono state 20 rotti anni di attività professionale imprenditoriale, di poter considerare il comune come se fosse un'impresa che ha costi, ricavi, e da questo deve trarre benefici. Questo è quello che vorrei fare. Per questo ci siamo dati, ci stiamo dando delle linee guida. Io oggi non vi parlerò di programmi, perché il programma va scritto sulla gente. Io condanno e aborrisco chi ora uscirà tomi di programmi probabilmente scopiazzati di qua e di là, li metterà sul campo, parlerà di sociale, di attività di giovani, e dopodiché li riarchivia per riparlare sempre della solita politica e ricadere nell'oblio di questa città. Oggi o ci assumiamo le responsabilità del cambiamento, e ritengo che oggi stia passando forse l'ultimo treno per questa città che possa per poterla rilanciare, oppure tentiamo di farlo. Ecco, questo è quello che vorrei. Io vi ho scritto un comunicato stampa che vi lascio, il comunicato ufficiale, al di là di quello che dico, che chiaramente traccia la linea che ci siamo dati. I programmi li stiamo facendo, stiamo ascoltando la gente, stiamo ascoltando gli imprenditori, stiamo ascoltando le associazioni, stiamo ascoltando i politici. Un ruolo importante, devo dire, io non sono uno che aborrisce o uccide la politica, o non vuole la politica. La politica è un ruolo fondamentale, però la politica deve capire che oggi le logiche sono cambiate. La logica è assolutamente diversa, è una logica che secondo me va via via verso un'analisi più imprenditoriale, volta al sociale, ma certamente più imprenditoriale. Non possiamo gestire più la cosa pubblica come è stata gestita fino adesso, con assoluti cambi di casacca, con assoluti movimenti da un punto all'altro. Tutto questo è una logica che io spero di poter assolutamente tornare fuori dalla logica principale della vita. Questo è quanto, in brevissima sintesi, anche vorrei ascoltare voi, in brevissima sintesi è un pochino la linea che vorrei tenere. Da questo momento si aprono, abbiamo già avuto interlocuzioni, ma ancora di più da questo momento cominciamo a discutere con i partiti, cominciamo a discutere con la politica. Abbiamo posto dei paletti, chi ci sta bene, chi non ci sta si collocherà fuori da una logica. La logica mia è una logica che volta e guarda esclusivamente alla città, alla far ripartire questa benedetta città. Non ci sono condizionamenti, non ci sono condizionamenti verso la Costituzione di determinate cose. Partiamo in questo momento da tabula rasa, ripartiamo veramente dalle fondamenta, vogliamo ricostruire tutto quello che in diversi anni si è riuscito a distruggere.